Parlare dei Monti Cimini significa parlare di un complesso originato da un'antichissima attività vulcanica che costituisce la più importante eccellenza ambientale di quel territorio viterbese che viene a ragione considerato come il parco verde che precede la capitale. Quindi, se è vero che leggere il paesaggio e la sua natura significa coglierne lo spirito più intimo e la storia, si può affermare che dei Monti Cimini è sempre stata compresa nel corso dei secoli l'identità estetica dei luoghi e che sempre l'uomo ha avuto con essi un rapporto armonico. Ecco, Marzo, anima del Monti Cimini, è un vero antesignano per quello che riguarda l'uso del territorio in senso artistico. Per passare poi alla letteratura, l'argentino Laines visita Bomarzo nel 1958 su ispirazione di Dalì e scrive il bestseller Bomarzo, autobiografia di Pier Francesco Orsini ambientata nel XVI secolo e libretto dell'opera lirica e riadattamento operistico composto dal connazionale Gilberto Ginastera. Un'opera vietata dal governo militare argentino dell'epoca che ha aumentato la sua fama facendone l'inno alla libertà del popolo argentino. Quindi Bomarzo che travalica i confini giunge ad una notorietà più che internazionale. Tutto questo diventa il film Bomarzo 2007, ideato da Scaringella e dall'argentino Brignone, di cui è anche il regista. Michelangelo Antonioni, anche grandissimo nome che tutti conosciamo, già nel 1949 gira il film documentario Bomarzo. Del tutto diversi da Bomarzo sono i giardini che invece si stavano completando quasi contemporaneamente a Bagnaia, a Caprarola e a Vignanello, seguendo strettamente la tipologia del giardino all'italiana rinascimentale e impiegando i migliori artisti dell'epoca. Se analizziamo il ruolo dei cimini come oggetto d'arte, il primo entra in questo elenco è Goethe, il poeta, che nei suoi disegni di viaggio rimane colpito e ritrae l'antico castagneto vicino Viterbo, quindi questo veramente può essere il primo artista, prima di Ercole a Ercoli, forse direi senz'altro l'unico, perché è l'unico che si interessa di castagneti prima di Ercoli. Pierre-Auguste Renoir, artista tra i massimi esponenti dell'impressionismo, diceva: quando si tratta di paesaggio, amo quei quadri che mi fanno venire voglia di entrarci per andarvi a spasso. È proprio questa la sensazione data dalle tele di Ercoli. Sanno catturare lo spirito del luogo, l'anima più intima e silenziosa dei boschi e il mondo incantato del sottobosco. La ricerca di Ercoli passa dal soggetto per focalizzare l'attenzione sul colore. Il primo diventa un pretesto per il secondo e per la sua poetica. È un percorso compiuto con sapienza pittorica tra impressionismo e macchia. Il colore è la sua vera poetica, attraverso i toni che vanno dal verde al blu, che esprimono l'equilibrio dato dalla felicità, quella degli abitanti dei Cimini, che hanno compreso la sacralità dei loro luoghi e la mantengono integra, come era ai tempi di quegli Etruschi che furono ingannati da Quinto Fabio Rulliano con lo scopo di aprire nuove porte di conquista verso l'Etruria. Quindi ad oggi possiamo dire che Rulliano ha fallito nel suo intento di inginocchiare le popolazioni dei Cimini. La sociologia rurale è quella disciplina che negli ultimi 50 anni ha compiuto il passaggio da una concezione di una ruralità incardinata nel mondo agricolo ad una ruralità basata sul verde, cioè su tutto quello che si svolge in un ambiente verde, quel verde di cui il nostro amico Ercole Ercoli ci ha dato con questi quadri una così luminosa e, se mi permette, numinosa rappresentazione. Bene, e questi numi come si manifestano? Si manifestano fin dall'antichità con Daphne che scappa inseguita da Apollo e la sua mamma
pietosa, la sua mamma la trasforma in lauro per sfuggire alle insidie di Apollo, questo in una visione mediterranea della natura, quindi sempre più portata in fondo alla giocondità, anche quando si tratta di sfuggire un dio. Ma dove manca questa concezione profonda della giocondità, c'è invece una concezione come quella teutonica, severa, dove addirittura un grande filologo germanico, Logostov, all'inizio del secolo XX ipotizzava che ci fosse un collegamento tra la parola greca drus, quercia, e la parola tedesca troie, fedeltà, perché diceva questo Ostrov, in fondo la fedeltà non è altro che l'essere un grande albero piantato in mezzo a un certo territorio e rimanere fedeli a questo territorio. Noi troviamo anche in Italia, abbiamo alberi millenari, qui in Sabina, a Canneto mi pare, abbiamo addirittura un olivo che ha 2000 anni, abbiamo tanti alberi di castagno, mi rifaccio alle pitture di Eoli. Vorrei terminare leggendovi un bellissimo passo di una corrispondenza tra due amanti. Sono due amanti alla vigilia della Rivoluzione francese. Lei è la contessa di Sabron e lui è il cavaliere di Boufflers. Cavaliere di Boufflers che non è conte, come voi avete capito, è un semplice cavaliere. Perché? Perché era un secondogenito e quindi non aveva il titolo di capostipite della famiglia. Oltre a non avere il titolo di capostipite della famiglia, non c'erano manco i quattrini del capostipite. E quindi lo facevano cavaliere. E cavaliere di che? Dell'ordine di Malta. Allora però, siccome doveva far voto di castità e non poteva sposarsi, che poi avesse amiche un po' dappertutto, questo è un altro discorso, ma evidentemente riguardava la sua coscienza, ma dal punto di vista legale non poteva il cavaliere di Boufflers avere una moglie, perché altrimenti gli toglievano i benefici ecclesiastici di cui invece godeva. E il cavaliere di Boufflers in una lettera mandata a questa sua simpaticissima amante, dolcissima consorte, anche se, ripeto, non erano ancora sposati, ma c'è una frase che voglio veramente leggervi in questa corrispondenza perché è straordinaria. Dice il cavaliere di Boufflers: non è il vostro giardino di Parigi, non è altro che un viale piantato che conduce alla vostra casa, alla vostra villa. Voi non conoscete nessuno dei vostri alberi e voi fate loro tagliare la testa, le braccia, le gambe, senza pensarci. Voi cambiereste ben d'avviso quando saprete, come me, che gli alberi hanno un sentimento e che si accorgono del bene e del male. Quindi ecco, queste felci sono felci che sanno che cos'è il bene e che cos'è il male, e questo è, direi, il merito grande dell'opera di Ercole Ercoli.